Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Abbiamo tirato fuori dal nostro archivio questo qui, che è un manifesto storico, credo siamo negli anni 30, ma lo stile mi sembra degli anni 30, ma ora con la Michela Ponzan, buongiorno, che è una professoressa storica, eccetera, ci dice, buongiorno Ponzan, ce lo può dire... Buongiorno. Questa polemica su Cervinia, no? Poi... adesso cerchiamo di capire come andrà a finire. Abbiamo capito che ci saranno due nomi alla fine, Bruhl e Cervinia. Ma il fascismo che c'entra in tutto questo, professoressa? Vabbè, perché come lei ha citato adesso, facendo vedere quel manifesto, quella fu una località voluta così molto esaltata negli anni di regime. Il problema però... è un po' una faccenda un po' più complicata, nel senso che riflettere sul fascismo, sull'eredità del fascismo, non ha nulla a che fare con il tentativo di cambiare nome ad una località. Sembra un po' una polemica, l'ennesima polemica pretestuosa questa. Ecco, riflettere sul fascismo è una cosa molto seria. Posso dire una cosa, sì. Davide?